Ciao, sono Ren e oggi andremo a vedere il Batman Justice League Mafex. Iniziamo dalla confezione. Qua c'è un logo Justice League con una foto della figure. Sul lato ancora il logo Justice League Mafex e una foto della figure. Sul retro altre foto promozionali con delle pose che la figure può fare. Sull'altro lato un'altra foto della figure. Sopra una foto di Ben Affleck come Batman e il logo Justice League. Sotto il bollino autenticità e delle scritte, incomprensibili. Ma non perdiamo altro tempo su questo box e andiamo a vedere Batman fuori dalla confezione. Iniziamo a vedere gli accessori, possiamo vedere che Batman ha una basetta, 8 paia di mani intercambiabili più un paio di mani già montato, una testa intercambiabile, 3 batarang, un fumogeno, il lanciarampino e un lanciagranate. Ma adesso andiamo lì a vedere più nel dettaglio. Il primo accessorio è questa basetta che è esattamente uguale a quella che abbiamo visto con Flash e ha le stesse articolazioni, quindi può ruotare qua alla base, può piegarsi qui, si può piegare anche qui, si può piegare anche qua sopra, c'è una rotazione qua alla pinza e si può aprire ovviamente in questo modo. E rispetto alla basetta di Flash qui funziona molto meglio perché Batman è molto più grosso e quindi funziona meglio. Adesso andiamo a vedere le mani intercambiabili. Possiamo vedere che Batman ha due mani a pugno chiuso, due mani che servono a impugnare il fumogeno, mani chiuse a pugno con lo spazio tra il pollice e l'indice per infilare il batarang, due mani con un piccolo incavo all'interno per inserire lo spararampino, due mani spalancate per pose dinamiche, due mani che servono a impugnare il lanciagranate e due mani a pollice alzato che servono per impugnare il lanciagranate. Se andiamo a vedere questo piccolo fumogeno, possiamo vedere che i dettagli di sculpt sono molto buoni. Il paint è quello, solamente quello della plastica, quindi non ce n'è, e comunque può essere impugnato molto bene dalle mani apposite e non c'è nessun rischio che cada. Andiamo a vedere questi piccoli batarang che sono realizzati magistralmente sia in termini di sculpt che di paint. Un paint che hanno scelto è molto buono e sembra davvero metallo. Possiamo vedere che c'è anche la filettatura della lama dei batarang, ma non è assolutamente né tagliente anche alle punte, non dà nessun problema. E possono essere impugnati comodamente in queste mani che avevo menzionato prima e l'effetto è molto buono. Se andiamo a vedere il lanciarampino di Batman, possiamo vedere che è realizzato in maniera magistrale. Il paint è molto pulito, è solamente questo gunmetal che è molto buono, mette in risalto tutti i dettagli di sculpt. Il marrone che hanno utilizzato per simulare l'effetto di legno non mi piace molto. Però comunque il suo effetto lo fa e possiamo vedere che il dettaglio in gunmetal continuano anche qua sotto. E una cosa che mi sono scordato di menzionare è che questa parte si può rimuovere. Non so perché non c'è un rampino di ricambio oppure un effetto che simuli la corda appena sparata, come per esempio c'è sul mezzo o su altre figure, ma comunque c'è questa feature e era giusto menzionarla. Comunque vediamo che è molto semplice da inserire nelle mani apposite, infatti basterà semplicemente metterlo in questa maniera e Batman lo regge molto bene. Adesso vediamo questo lanciagranate che è realizzato molto bene, ha un paint in gunmetal molto piatto, ma comunque rende molto bene. Qui c'è una striscia dipinta di nero e anche l'interno della canna è dipinta di nero. Se prendiamo il nostro Batman con le mani per impugnare per l'appunto il lanciagranate, vediamo che si può inserire molto facilmente in questa maniera e con la mano che serve per l'appunto impugnare il lanciagranate possiamo vedere che lo tiene in questa maniera e l'effetto è molto molto bello. L'ultimo accessorio di Batman è questo intero headscarf intercambiabile. Con un'espressione più incazzata, è realizzato davvero magistralmente. La plastica che hanno scelto ha questa finitura opaca che rende davvero benissimo e non so se riesco a farvelo vedere, ma c'è anche il paint negli occhi che è davvero precisissimo. L'espressione l'hanno davvero catturata, quella di Ben Affleck. Possiamo vedere che anche questa specie di barba è un pochino incolta sul mento e su tutto per l'appunto il volto. Parte del volto scoperta,
ed è davvero un piccolo tocco di classe e credo che meglio di così non si poteva fare. Adesso vediamo la figure più nel dettaglio. Iniziamo a vedere l'headscarf, che anche questo è realizzato in maniera eccezionale. Vediamo il paint degli occhi, che è davvero molto preciso e ben fatto. Possiamo vedere che comunque la texture della barba, ma c'è anche su questo headscarf, è realizzata molto bene. La maschera sembra presa direttamente dal film, fatta in maniera eccezionale. Mi piace di più rispetto a quella di Batman vs Superman, perché ha queste linee un po' più dinamiche. C'è il collo anche che è un po' più secco rispetto a quello di Batman vs Superman. Comunque i dettagli continuano di sculpt. Anche questa è una specie di texture che non so se riesco a farvi vedere. Comunque c'è un minimo di texture la plastica ed è molto figo. Possiamo vedere che con tutta la figure ha questa texture del costume di Batman. Possiamo vedere il Bat logo, che è realizzato magistralmente, ci sono tutti i graffi e vari dettagli, e anche questa texture fatta con delle linee. Ci stanno delle placchette di armatura qui sulla spalla e anche qui sui bicipiti, possiamo vedere che sono molto ben fatti. Lo sculpt continua anche nell'articolazione ed è un tocco di classe, non tutti lo fanno. Possiamo vedere che anche qua il paint è molto buono, del marrone delle cinghie per tenere questa placchetta, che è realizzata in maniera eccezionale. È un colore di ottone e c'è una specie di wash davvero incredibile. Anche il dorato qua è sporcato, le mani le abbiamo viste già prima, possiamo vedere che le nocche sono dorate e c'è anche un minimo di wash. Continuiamo, vediamo che la muscolatura è molto ben definita sulla figure. Davvero fantastica come cosa. Ci stanno anche qua delle placchette di armature, queste linee sono scolpite. La cintura anche è realizzata in maniera impeccabile. Possiamo vedere che tutte le tasche hanno per l'appunto un wash di nero. Il paint è comunque molto preciso. Anche sul retro lo sculpt continua, la muscolatura è molto ben definita ed è molto ben fatta. E lo sculpt continua anche nell'articolazione, non l'ho menzionato prima. Possiamo vedere che qua ci stanno le varie cose del copyright. Comunque adesso andiamo a vedere, avanti, continuo a vedere. Anche qua la muscolatura sulle cosce è davvero molto ben fatta, tutte le linee continuano. Qui c'è anche questa placchetta di armatura. Anche qua lo sculpt delle articolazioni continua nelle articolazioni, e gli stivali hanno questa finitura più opaca ed è fantastico come cosa. Il joint purtroppo no, possiamo vedere che anche le punte del piede sono realizzate molto bene con questo dorato con un minimo di wash, e anche le suole sono scolpite e non c'è nessun tipo di peg. Comunque, parlando in generale della figure, credo che l'unico problema che abbia sia questo mantello. È questo mantello che è in similpelle, ma purtroppo non è articolato e non capisco perché. E comunque è anche molto figo, perché c'è anche un minimo di sfumatura qua ai bordi, e c'è questa cosa tipica del mantello di Affleck, come se fosse tutto strappato. È veramente fighissimo. Il problema è che poi, e mettendolo in pose statiche, cade molto male sulle spalle. Se avessero fatto articolato come il Batman Tactical Suit, non ci sarebbero stati problemi. L'unica soluzione è piegarlo su se stesso e cercare di farlo cadere al meglio sulle spalle. E comunque adesso andiamo a vedere le articolazioni di questo Batman. Come articolazioni questo Batman è messo davvero molto bene, infatti ha un doppio ball joint qua alla testa che può andare in su fino a qui molto bene, ed è anche aiutato qui alla base del collo, e devo segnalare che purtroppo questo pezzo mi si è scollato, ma non è un problema. Può andare in giù fino a qua, anche qui molto bene. Purtroppo la testa si stacca se forzo troppo, ma meglio che si stacchi piuttosto che si rompa. Può muoversi anche lateralmente in questa maniera, come se gli avessero spaccato il collo. E comunque, quindi il movimento complessivo è davvero molto buono. Qui alle spalle può muoverle a 90 gradi in fuori, che è una miglioria rispetto al Batman di Batman vs Superman, perché non poteva muoversi oltre questo raggio, se non mi sbaglio. Comunque può ruotare a 360 gradi il braccio. Il braccio è connesso con questo ball peg,
quindi può muoversi un pochino in su e in giù in questa maniera e un pochino avanti e indietro, ma comunque è troppo, manca la butterfly joint. C'è una rotazione al bicipite, davvero molto ben fatta, un double joint qua al gomito che va un po' più di 90 gradi, ma considerato che esteticamente è molto bello e che i bicipiti sono abbastanza grossi, non è un problema tutto sommato. Qui al polso abbiamo un piegamento in su e in giù in questa maniera, e se rotiamo abbiamo un piegamento in su e in giù in quest'altro modo. Al busto abbiamo un piegamento in avanti fino a qua, può andare indietro fino a qua, e questo è davvero molto buono, lascia un minimo di gap ma si riesce a coprire senza alcun problema. Come possiamo vedere, il range indietro è davvero molto molto buono. Può muoversi anche lateralmente in questa maniera, è anche aiutato dal fatto che come tutte le Mafex questa parte è realizzata in una gomma non troppo morbida, può ruotare sia qua alla parte superiore del busto sia qua al busto, che ovviamente consiglio di usare questo joint. Alle gambe abbiamo un drop come quello SH Figures, quindi le gambe possono andare in avanti fino a qua 90 gradi, abbastanza buono, indietro fino a qui che non è molto. Possono andare lateralmente fino a qua, purtroppo non può farla spaccata, però le gambe sono veramente molto grandi. C'è una rotazione alla coscia, questa molto funzionale e ben nascosta. C'è un doppio joint qua al ginocchio, possiamo vedere che è molto buono. Al piede abbiamo un ball joint che permette di andare in avanti fino a qua, indietro fino a qua, molto buono. Può muoversi lateralmente in questa maniera, anche questo molto buono, e c'è un piegamento alla punta del piede che è praticamente nullo. Possiamo vedere che Batman è alto circa 16 centimetri e mezzo, quindi è un po' più alto di 6 pollici. Adesso andiamo a vedere come sta vicino ad altre figure. Vediamo come sta vicino a Black Goku SH Figures, vicino all'SH Figures di Iron Man Mark 46, l'SH Figures di Spider-Man di Homecoming, vicino a Darth Vader del 40° anniversario e lo Spider-Man PS4 Gamerverse Marvel Legend, fino ad altri due Batman Mafex che possiedo, ovvero il Batman 3.0 Mafex dal Cavaliere Oscuro e il Batman Begins sempre Mafex, e direi che la scala comunque tra queste tre figure è perfetta. Fino a Shrek, e infine vicino al Flash Mafex, che è la mia recensione precedente, che se vi siete persi vi invito a premere qui in alto a destra, è la Wonder Woman 3.0 Mafex Justice League, e la scala tra questi tre personaggi è davvero fantastica. Purtroppo non ho altri membri della Justice League e spero di poterla concludere un giorno. Adesso è arrivato il momento dei voti. Iniziamo col Paint, a cui ho deciso di dare un 10 pieno, perché non c'è una singola sbavatura su tutta la figure ed è riportato molto molto bene. Gli accessori invece ho deciso di dare un altro 10 pieno, non credo che avrebbero potuto darne altri. Ci sono anche accessori che nel film non usa praticamente mai, come per esempio il lanciagranate. Lo Sculpt ho dato un altro 10 pieno perché le proporzioni sono fantastiche e soprattutto non ci sono gap anche quando lo si muove. E anche i volti sono fatti veramente in maniera magistrale. Le articolazioni ho dato un 9,5 perché ci sono un paio di limitazioni, ovvero al busto che non si può piegare molto avanti e non c'è una butterfly joint effettiva. E queste sono le uniche due pecche della figure, oltre al mantello. E nonostante queste piccole pecche, in totale ho deciso di dare comunque un 10 pieno. Questa figure è davvero fantastica. Se la doveste trovare ad un prezzo ragionevole, ve la consiglio assolutamente, prendetela senza nessuna esitazione, e credo che meglio di questo Batman ci sia solamente il Tactical Suit, che è migliorato perché ha la butterfly joint e il mantello articolato. Settimana prossima comunque mi arriverà Black Widow SH Figures e farò un unboxing un pochino diverso e cercherò di aggiungere più materiale, non renderlo solamente me che apro un pacco. E comunque per questa recensione è tutto, fatemi sapere di cosa ne pensate di questa meravigliosa figure nei commenti, iscrivetevi se non volete perdervi i miei contenuti, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto mettete un dislike ovviamente, attivate la campanella se non volete perdervi i miei contenuti. Per questo video è tutto, ci si vede al prossimo.